seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Hello bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi torniamo a parlare di app. E bene, andremo a parlare di 3 app utili per la scuola. Delle app che mi hanno salvato la vita in tantissime occasioni e che avrete usato sicuramente tutti almeno una volta nella vita. E se ancora invece non le conoscete, beh, dovete conoscerle, perché fidatevi ragazzi, vi svolteranno la giornata e soprattutto il lavoro per quanto riguarda i compiti. Le 3 app in questione sono Google Keep, Google Traduttore, proprio l'app del Google Traduttore, e Photomat. Photomat sicuramente l'avrete usato, mentre Google Traduttore e Google Keep magari c'è qualcuno che non ne conosce appieno le funzionalità. Per quanto riguarda Google Keep, questa applicazione vi darà la possibilità di trascrivere il testo da un'immagine. Per esempio, dovete fare un riassunto da un testo di un libro, fate la foto al testo che vi serve e trasferitela su Google Keep. Poi, andando a cliccare sull'immagine che avete appena inserito, potrete fare trascrivi testo e, come vedete, sotto vi comparirà il testo che voi avete trascritto. Quindi non vi basterà altro che fare copia e incolla su magari un documento oppure su note del telefono e modificare il testo in base a ciò che vi serve. Ed è utile soprattutto se dovete o trascrivere oppure se dovete magari fare dei riassunti e non vi va di scrivere tutto da capo, da zero. Personalmente, soprattutto in quest'ultimo periodo di esame, lo sto usando tantissimo perché mi servivano tantissime cose che avevo su spillette varie e libri da appunto mettere tutte insieme per poi fare un mega riassuntone generale di tutte le nozioni che mi servono. L'app ovviamente funziona anche per i testi che scrivete voi, ma non sempre vi darà il testo giusto. Ovviamente ognuno di noi ha una calligrafia diversa, quindi l'applicazione non potrà riconoscerla tutta. Però andrete bene soprattutto se siete tra quelli che scrivono in stampatello maiuscolo. Quindi se scrivete in quel modo andrete sicuramente bene, perché ovviamente le lettere sono chiare e a meno che non scarabocchiate invece di scrivere, comunque ve lo trascriverà. E avrei voluto scoprirla prima questa applicazione, perché purtroppo l'ho scoperta solo ultimamente guardando dei TikTok. La seconda app utile invece è l'app di Google Traduttore. Se usate Google Traduttore magari da computer o dal web, vi consiglio vivamente di scaricarvi questa applicazione. Perché? Perché questa applicazione vi darà la possibilità di tradurre il testo direttamente da una foto, un po' come Google Keep, ma appunto traducendolo anche. Quindi per esempio dovete fare una traduzione di una pagina in inglese, importate la foto, selezionate la parte o tutta la pagina insomma che vi interessa tradurre e ve la tradurrà in automatico. Ovviamente sappiamo tutti che Google Traduttore non traduce accuratamente al 100%, però comunque potrete capirne il senso generale e magari fare dei piccoli accorgimenti qua e là, in modo che la vostra prof non si accorga che voi in realtà avete copiato tutta la traduzione da Google Traduttore. Io questa app la uso soprattutto per tedesco, perché non ho la più pallida idea di cosa significano tantissime parole, poiché lo studio solamente da 3 anni e diciamo che non lo studio neanche così tanto bene. Però devo dire la verità, con il tedesco ha sempre funzionato, il senso generale è quello, quindi ce lo schiaffiamo lì e va bene. La terza e ultima applicazione invece per questo video è Photomat. Photomat sicuramente l'avrete usato tutti almeno una volta nella vita, perché è l'applicazione per eccellenza usata da studenti di tutti i licei e di tutti gli istituti. Photomat vi permetterà di fare la stessa cosa di Google Traduttore, però invece che farlo appunto con i testi, di farlo con la matematica. Quindi che ne so, avrete una funzione, un'equazione da fare e lui ve la farà, semplicemente. Bellissimo. Questa app ha salvato la vita a tantissime persone che conosco e anche a me in primis, che l'ho usata davvero parecchio negli anni precedenti. Ovviamente con ciò non sto a dirvi che non vi servirà più studiare, perché ovviamente è un'app, quindi per quanto possa essere utile e interessante, ma poi le verifiche, i calcoli eccetera, quando non avrete la possibilità di utilizzare il vostro smartphone o il vostro computer, li dovete comunque fare voi. Ebbene ragazzi, per oggi direi che abbiamo finito, perché queste erano le 3 app più utili che io ho usato o che uso tuttora
e che ho appunto trovato utilissime, che mi hanno semplificato di un botto la vita scolastica, e spero che siano servite anche a voi o che vi possano servire nel prossimo futuro. Fatemi sapere se vorreste vedere altri video del genere, magari se ci saranno altre app utili che userò io, ve lo farò sapere. So che comunque ci sono una marea di applicazioni che le persone usano per la scuola, magari chi sta al liceo per latino, per le versioni di greco e tutto il resto. Però ovviamente, non avendolo usate io in primis, non posso dirvi la mia opinione, ma se le usano così tante persone, probabilmente funzionano alla grande. Quindi niente ragazzi, io direi che per questo video abbiamo finito qui. Fatemi sapere se questo video vi è interessato, se vi è piaciuto, se ne vorreste vedere degli altri. E niente, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora l'avete fatto. E noi ci vediamo prossimamente con prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!